Ciao tesori, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube, la Felix Blog. Oggi vado a realizzare con voi questo make-up. Facciamo un video, mi preparo con voi, chiacchieriamo un po' e intanto realizzo questo trucco che è uno degli ultimi make-up che ho pubblicato sui miei social, in particolare sulla mia pagina, il mio profilo Instagram, la Felix Fashion Look. Mi avete chiesto in tantissimi il tutorial, vi è piaciuto molto. Per cui ho deciso di ricrearlo, di fare step by step tutti i passaggi in diretta con voi per farvi vedere come l'ho realizzato e cosa ho utilizzato. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete già iscritti e cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche e ricevere un avviso quando io pubblico un nuovo video. Vado a prendere la palette di Pixi, questa qui, di colori neutri, neutri freddi, guardate che bella. Prendo un pennello di quelli fatti così, da sfumatura, e vado a realizzare un'ombreggiatura di transizione tra la palpebra mobile e la palpebra fissa e l'arcata sopraccigliare. Quindi prendo un colore medio, che può essere questo, e vado a scurire nella piega dell'occhio. Vedete? Sfumando bene. Oltre che fare la transizione, quindi avere un effetto che è graduale, sfumato dalla palpebra mobile all'arcata sopraccigliare, mi serve anche come effetto un po' correttivo della mia palpebra fissa sporgente. Vedete che è un po' sporgente. Allora, se io vado ad applicare un colore un po' più scuro, vado a farla otticamente rientrare. Quindi minimizzo questa sporgenza e lo vado a fare anche di qua. Nello stesso tempo do tridimensionalità al trucco e profondità anche allo sguardo. Ok. Non vado a toccare le sopracciglia, lascio sempre uno spazio sotto le sopracciglia perché lì lascerò un punto luce, quindi uno spazio più chiaro. Adesso vado invece a scurire tutta la palpebra mobile perché sarà la mia base per poi il colore protagonista, il pigmento che ho utilizzato un po' particolare sulla palpebra mobile. Su tutta la palpebra mobile vado a utilizzare il colore più scuro che ho qui, che è questo. C'è anche questo molto scuro, ma contiene all'interno dei glitter. Io lo voglio abbastanza opaco perché dopo sopra andrò ad applicare un colore più luminoso. Quindi parto dall'angolo esterno e intensifico nella piega, così vado a dare maggiore profondità con questo bel marrone caldo, intenso, e poi vado a portarlo su tutta la palpebra. Vedete, scurisco tutto. Questo fa sì che il mio occhio inizi a venire fuori per contrasto, il mio colore chiaro di occhi. Ok, faccio la stessa cosa anche di qua, quindi angolo esterno, piega
intensifico, perché questo poi resterà anche dopo, e poi porto il colore su tutta la palpebra fissa, la palpebra mobile, scusate. Quindi faccio una palpebra piena in sostanza. Una base scura su tutta la palpebra mobile. Ora vado anche a fare la bordatura inferiore con lo stesso colore. Quindi vado sotto e porto il colore, sfumo così come sta venendo fuori gli occhi. Però ovviamente se lo lasciassi così sarebbe quasi un effetto smokey eyes sui toni del marrone, però molto scuro, molto cupo. Invece noi andremo a realizzare oggi un trucco intenso, particolare, carico, ma anche luminoso e colorato. Ok, così faccio un po' effetto vampira, perché ho la luce, sono particolarmente bianca, se no ancora non ho la base, e quindi sembro un po' vampirella, un po', eh? Vabbè, comunque adoro vampirella, mi piacciono molto i look dark in realtà, anche se sono chiara, mi piacciono i contrasti. E adesso che ho fatto questa cosa, ovviamente non lo lasceremo così, ma andremo a mettere i vari punti luce. Prima il colore protagonista. E io ho utilizzato un pigmento, un azzurro verde, un turchese, insomma un colore un po' particolare. E lo vado ad applicare con un pennello piatto. Lo vado ad applicare sulla palpebra mobile sopra al colore scuro che abbiamo applicato prima. Vedete che bell'effetto! Perché se usate una base sotto a un colore brillante, duochrome, eccetera, eccetera, andate a enfatizzare questa pigmentazione, questa brillantezza. Per enfatizzarla ulteriormente, adesso questo è un colore già estremamente intenso e appariscente, ma se volesse un effetto ancora più metallizzato, ancora più luminoso, ancora più intenso, potreste usare come base scura una base cremosa che vi fa anche un po' da primer, quindi fa aderire ancora di più il pigmento, oppure potreste utilizzare il pigmento anche bagnato, quindi bagnando il pennello, quindi nell'angolo interno vado invece ad applicare come punto luce questo prodotto di Rimmel, che è il Wonder Swipe color oro, che è praticamente un eyeliner e ombretto cremoso, luminoso, due in uno. Quindi lo vado a mettere qui nell'angolo interno, vicino al condotto lacrimale, lo unisco un po' all'ombretto azzurro turchese che ho messo. E qui nell'angolo interno, quindi sopra e sotto. Lo potete tenere così o lo potete leggermente tamponare, perché se lo picchiettate, appunto, lo diffondete ed è meno esagerato, fa più effetto appunto
quasi ombretto, però anche questo effetto un po' bagnato, molto molto bello, luminoso, vedete? Vado ad applicare il mascara, uno dei miei mascara preferiti del momento, che è questo di Astra, il The Universal Volume. Ah, lo scovolino fatto così, bello ciccione, però le setole non sono lunghissime. Prende parecchio prodotto, quindi potete anche scaricarlo un pochettino. Però mi piace perché è bello denso, ha la pasta bella corposa, quindi veramente ha un effetto volumizzante e intenso anche su chi non ha delle ciglia favolose come me. Cioè, nel senso che io non ho delle belle ciglia, quindi ho bisogno di prodotti un pochino più corposi, un pochino più non troppo leggeri, non troppo liquidini. E vado a fare una prima passata, lo distribuisco bene, dall'attaccatura. Schiaccio e vado verso l'alto. Vedete già che bell'effetto? Senza, sembra che ho proprio l'occhio che va verso il basso, all'ingiù, brutto, invece col mascara già è tutta un'altra cosa. Vi assicuro che per le mie ciglia sfigatelle questo è già un bellissimo risultato. Bello bello. Io spero davvero che riuscite a vederlo dalla videocamera. Lo vado ad applicare anche sotto. Guardate che bello, che differenza. Allora andiamo a sistemare un po' le sopracciglia. Io utilizzo un prodotto sempre di Astra che sto amando, che è questo gel Geisha Brow Crema Gel. Il pennellino già incorporato. Il colore è perfetto per me che sono bionda, anche se le mie sopracciglia, come vedete, non sono chiarissime, sono abbastanza importanti. Quindi per non appesantirle, non renderle troppo esagerate, ma ridisegnare, ridefinirle, riempirle dove serve, utilizzo questo 01 gel con questo pennellino in dotazione angolato e vado a riempire, a dare definizione. È un colore proprio bellissimo, un colore freddo, freddo ma non troppo scuro. E vado a ridisegnare i contorni. A riempire dove ho i buchi, gli spazietti, magari manca qualche peletto, che dal vivo sinceramente non dà fastidio, ma in foto fa una grande differenza. Aiuta anche proprio a renderle ordinate. Guardate che differenza, alza proprio lo sguardo prima e dopo. Le ciglia e i peli molto lunghi e pesanti tendono a abbassarsi, i peli delle sopracciglia. Allora, che cosa faccio? Vado a fissarle con il sapone per le sopracciglia di questa marca che vi ho fatto vedere nel video precedente. Ve lo lascio sempre nell'info box, nella descrizione del video. Trovate il link all'altro video così vi racconto di che prodotto si tratta e dove lo potete prendere. E praticamente questo si inumidisce
leggermente, si va a raschiare con lo scovolino, uno scovolino pulito da mascara che è già in dotazione col prodotto, e si vanno a pettinare verso l'alto le sopracciglia in modo da disciplinarle, sollevarle e anche fissarle. E lo stesso anche di qui. Che belli gli occhi, però senza base dove andiamo? Da nessuna parte perché c'è il lockdown, c'è il Covid e non si esce. Però ci facciamo belle per noi stesse anche a casa. E quindi la base la faccio con l'Accord Parfait di L'Oreal. Io uso la tonalità Papapero, Ivory Rose, Rose Ivory, che immagino sia la 01, così a intuito. Vedete, sono bianca fantasmina. Con un pennello di questo tipo vado a diffondere il prodotto, lo faccio penetrare bene. Io a volte, non avendo delle occhiaie esagerate, utilizzo direttamente il fondotinta anche per coprire le occhiaie. Ma se avete delle occhiaie più pronunciate, più insomma, che non riuscite a coprire col fondotinta, potete poi applicare solo dove serve più coprenza il correttore. Perché io comunque utilizzo dei fondotinta poco coprenti, avendo una bella pelle, mi piace l'effetto più naturale possibile, non troppo mascherone. Quindi uso dei fondotinta leggeri e poi appunto vado a stratificare o a intensificare l'effetto coprente solo dove serve maggiormente. I miei punti un po' critici sono i contorni del naso, i rossori che ci sono nel contorno del naso, poi un po' in questi giorni qui sotto al mento perché ho dei brufoletti tra mascherine, cose varie, fa un po' di irritazione. Andiamo a coprire tutto. Filino di correttore per illuminare il contorno occhi. Metto qua, lo metto di qua. Lo metto sul naso. Quindi vado a creare comunque dei punti luce ulteriori. Poi anche per ripulire, vedete bene il bordo, il contorno degli occhi. La cipria. E io utilizzo questa di Astra, la Velvet Skin Loose Powder, che è polvere di riso. Vado a picchiettarla, a metterla nel tappo. E vado a settare soprattutto il contorno occhi e laddove ho le rughette, in modo da levigare la pelle, far sì che correttore e fondotinta non entrino nelle pieghette. Il contouring utilizzerò le mie due palette di Mulac, con tutte le terre, gli illuminanti e i blush.
Vado a fare un po' di contouring per definire e scolpire. Io utilizzo di solito il più chiaro e freddo, mixato leggermente a questo un pochino più caldo, perché io sono chiara, ma sono abbastanza neutra, quindi devo trovare un bilanciare parecchio. Vedete, vado a scavare, vado a enfatizzare l'ombreggiatura sotto lo zigomo. E poi sfumo bene. Vedete che viene fuori da solo. Vado a ricreare quelle ombreggiature naturali che abbiamo un po' appiattito con il fondotinta. Poi ecco, per tutti i giorni potete stare un po' più leggere, se dovete fare foto, cerimonie, calcate un po' di più, perché in foto ovviamente serve un trucco un pochino più marcato, perché le luci, flash, eccetera, eccetera, si mangiano un po' la resa e i colori. Vado a metterlo anche sulla fronte, perché ho una fronte abbastanza alta e quindi otticamente voglio abbassare la fronte. Sulla punta schiaccio, perché sono pigra e non voglio prendere un altro pennello, schiaccio il pennello in modo da renderlo più sottile. Vado a fare i contorni del naso. La punta e i contorni. E voilà. Adesso blush sulle guance. Ho l'imbarazzo della scelta, siccome userò dei colori un po' freddi. Solitamente mi piace tanto il pescato. Me la gioco di solito tra i primi tre sopra per tutti i giorni, più rosato, più pescato. E adesso voglio usarne uno che è un mix tra i due, quindi faccio un mix tra i due. E vado a metterlo sulle guance, così. Tendo a metterlo un po' più in alto, perché così ringiovanisco il viso, perché più le guance sono alte, più sei giovane. Ok. Adesso punto luce illuminante. Faccio un mix tra questo più beige champagne dorato e questo un po' più rosato. E lo vado a mettere nella parte più alta e sporgente dello zigomo. Vedete? Anche di qua. Illuminante, andiamo a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Questo è il risultato, però come vedete
È molto molto naturale, non è eccessivo, non è esagerato. E adesso invece vado a dare il colpo strong. Allora, il trucco occhi è già importante, quindi potreste lasciarlo così e mettere un lip gloss oppure un rossetto chiaro sui toni del nude, ok? E comunque l'effetto sarebbe naturale. Ma il look che vi è piaciuto tanto su Instagram, che sto andando a ricreare, invece è un trucco molto strong e appariscente, con delle labbra importanti e vistose. Quindi vado a mettere il rossetto scuro, che è questo, il 20 Vampi di Astra. È un rossetto liquido no transfer a lunga tenuta, super coprente, questo vinaccia bordeaux con del viola, insomma, stupendo. Molto coprente, molto d'impatto. Vado. È stupendo, bellissimo. Aspettate che si asciughi. Di solito i rossetti così scuri di queste tonalità sono ostici, sono disomogenei e durano poco, insomma. Non sono il massimo e invece con questo mi trovo molto molto bene. Ne serve pochissimo, ho fatto uno strato sottilissimo perché davvero è super coprente e pigmentato. Questo è l'effetto con rossetto opaco, quindi total matte. Ma siccome io sono una stagione in realtà chiara e brillante, tendenzialmente questi colori sono un po' pesanti, un po' mi sovrastano un po', sono un po' esagerati, un po' scuri, anche se io li amo e li adoro, devo essere sincera, perché a me i contrasti e questi look un po' dark, un po' gotici, li amo. Ma per smorzare un pochino vado ad applicare sopra, quando si è asciugato il rossetto, un tocco di un'altra tinta labbra, che è questa di L'Oreal, delle Brilliant Signature, e questa è la 312B Powerful, che è invece lucida, quindi non è un gloss, ma dà quell'effetto un po' lucido. Ecco. E meno vampiresco, nel senso dà un po' di colore più rosso, fa virare il colore scuro più al bordeaux, al vino più che al viola, quindi un po' meno mortifero e anche più luminoso, come vedete, effetto vinilico molto bello, che mi piace molto. E questo è un po' il risultato finito.
Ma nella foto, nel look che ho fatto su Instagram, manca ancora una cosina, che è questo, le famose ciglia finte magnetiche di cui vi ho parlato nel video precedente. Il kit è questo, lo sto usando sempre, mi piace tantissimo. Come vedete, ha diversi modelli di ciglia finte magnetiche riutilizzabili e ci sono quelle un po' più effetto naturale, quindi per tutti i giorni, e quelle un po' più particolari, un po' più drammatiche per dei look tipo questo, un po' più importanti e strong. E vado ad applicare, io ho usato per questo look queste ciglia qui, che sono belle lunghe. Vado a fare una riga di eyeliner all'attaccatura delle ciglia. Poi vedete? L'eyeliner è già in dotazione, anche un bel eyeliner, bello nero intenso, e in più ha questa funzione di far aderire e mantenere perfettamente le ciglia magnetiche al posto della colla. Quindi con queste ciglia non dovete neanche tagliarle perché sono troppo grandi, perché si appoggiano sulla riga di eyeliner, sulla palpebra e non sulle vostre ciglia. Vado a fare anche l'altro occhio, vedete, senza eyeliner, con l'eyeliner. Eccomi, dopo aver fatto asciugare bene l'eyeliner magnetico, vado ad applicare sopra le ciglia finte. Come vedete, molto molto semplice, sono già attaccate e non c'è più bisogno di fare niente. Sono assolutamente ben incollate, non cadono, non si spostano, non danno fastidio agli occhi. Io le trovo favolose e sono super contenta di questo acquisto. Guardate che differenza da un occhio all'altro. Adesso lo metto anche dall'altro lato. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like di supporto e ditemi nei commenti se il make-up vi è piaciuto e se ne volete altri, e lasciatemi le vostre richieste per i prossimi video tutorial.